169, senatori contrari 133. Il problema non era nei numeri, come alla Camera, dove il Conte bis ha incassato la fiducia, l'esecutivo sostenuto dalla maggioranza 5 Stelle, Partito Democratico, LeU, passa al Senato senza intoppi, 169 voti favorevoli contro 133 contrari, ma con molto rumore. Al grido di dignità che si alza dai banchi dell'opposizione, il premier Giuseppe Conte affronta l'emiciclo con l'elenco dei punti programmatici già illustrati a Montecitorio. Vogliamo modificare, rivedere il patto di stabilità e crescita, vogliamo fare in modo che queste regole europee assecondino la crescita economica e soprattutto lo sviluppo sostenibile dell'Italia e dell'Europa intera. La notizia che secondo Conte garantisce un presidio importante dell'Italia tutta, non solo della maggioranza a Bruxelles, è la nomina di Paolo Gentiloni a commissario agli affari economici e finanziari dell'Unione Europea. Il portafoglio più importante di tutti, dice, certo in previsione delle richieste di revisione dei parametri europei, prima declinate in chiave sovranista, ora sviluppate nell'alveo filoeuropeo. Nel giorno della fiducia al governo Conte bis al Senato, faccia a faccia tra l'ex ministro Salvini, il presidente del Consiglio, e nelle ore che hanno visto la conferma della nomina a commissario europeo con delega agli affari economici di Gentiloni, Salvini attacca il governo Conte bis accusandolo di subalternità all'Europa. Conte risponde dicendo che evidentemente alcune dichiarazioni sono rimaste ferme al giorno dell'apertura della crisi, l'8 agosto. Intanto Salvini promette che le opposizioni continueranno a dare battaglia al governo non soltanto nelle aule del Parlamento ma anche nelle piazze, come nel caso della protesta di lunedì organizzata con Fratelli d'Italia. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.